Professor Marco Pioli, quali sono gli aspetti più rilevanti del calendario Bercetesi 2018? Ma il calendario ripete lo stile e le caratteristiche degli anni precedenti, quindi è legato alla rubrica storica, che quest'anno conclude il periodo della Grande Guerra, alle poesie dei Bercetesi, e in particolare abbiamo le poesie della Giulia Caccioli, della Marisa Terzi e di Lorenzo Coser e del compianto dottor Caparra. Poi abbiamo le foto sono di personaggi bercetesi come al solito, e abbiamo alcune foto che meritano di essere apprezzate e viste da tutti. Sono la scuola di Fugazzolo del 27, abbiamo poi i bambini dell'asilo della scuola dell'infanzia del lontano 1937, 38 e 39, abbiamo tre famiglie storiche delle nostre frazioni, perché non sono bercetesi ma sono delle frazioni bercetesi, sono la famiglia Calzi, la famiglia Barbuti e la famiglia Bontempi. Poi abbiamo la squadra della Chiarese, abbiamo militari bercetesi durante la Prima Guerra Mondiale e anche nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo la storica materassaia degli anni 30 di Berceto, e la copertina è dedicata a Luigino Anelli, che suonava il violino ed era anche quello che accordava i violini costruiti dal liutaio Claudio Marchetti di Berceto. Ecco, oltre a lei chi ha collaborato, chi deve ringraziare? Ecco, devo ringraziarne parecchi, perché tra chi mi dà le foto, e in particolare vorrei ricordare e ringraziare Luigi Armani della Granica, che mi ha dato, è un appassionato di foto storiche, l'Anella Biolzi, la Vittorina Lapina, e vorrei ringraziare anche Martino Squeri, che mi ha messo a disposizione un libro prezioso che ho utilizzato per la rubrica storica, la storia di tre maestri bercetesi all'inizio del Novecento. È stata possibile grazie al materiale che mi ha messo a disposizione Martino Squeri. Per il resto c'è la rubrica storica, che, come ripeto, era dedicata alla vita amministrativa durante la Grande Guerra, e è divisa in tre parti. La prima parte si basa su documenti della Gazzetta di Parma, e quindi è la ricostruzione della vita bercetese così come ha fatto il secondo racconto della Gazzetta di Parma. La seconda parte è dedicata agli impiegati, ai dipendenti del comune durante la Grande Guerra, e la terza appunto è dedicata a questi tre maestri bercetesi che sono stati, per così dire, degni, che sono stati apprezzati soprattutto a Pontremoli, perché tutti e tre hanno avuto successo a Pontremoli. Ecco, c'è da sottolineare che, come tutti gli anni d'altronde, che questa iniziativa ha valore benefico. Il valore benefico è legato, come è da tradizione, al fatto che il ricavato viene tutto devoluto per la casa di riposo, Gino Cavazzini di Berceto. Ecco, un'ultima cosa vorrei ricordare, anche in questa edizione compresi i racconti di Oscar Caroselli, e il racconto che lui riporta e ci propone su questa edizione è quello della sua prima moto che ha potuto avere da ragazzo, insomma.